What's up guys, qui Jules Baker, benvenuti ad un nuovo Pub Baker Style. Allora, ci tengo a precisare che pure stavolta non sono riuscita a includere tutte le domande, perché ogni volta che io faccio un Pub Baker Style me ne arrivano di nuove. Quindi oggi ho incluso ovviamente quelle che non ho messo l'altra volta, più qualcuna nuova. Però chiedo scusa agli altri che dovranno aspettare ancora una settimana per sentire le loro risposte, perché purtroppo ragazzi me ne fate così tante che io devo dividerle, perché altrimenti vengono video di 100 miliardi di anni e non è il caso. Alex the Videogamer mi chiede: il miglior pregio e il peggior difetto? Miglior pregio forse il fatto che sono testarda, che poi potrebbe essere anche un difetto, ma lasciamo stare. Peggior difetto, io sono piena di difetti, per come mi vedo io sia allo specchio che per come critico il mio carattere. Io sono piena di difetti, specialmente a livello fisico per quanto mi riguarda, quindi sì, non saprei darti una risposta precisa, perché per come mi giudico io ne ho tantissimi. White Clowny mi chiede: non so se te l'hanno già chiesto, ma penso di no. Comunque, che tinta usi? Perché è sempre così bella e brillante? Allora, sei arrivata... arrivata o arrivato, io non ho capito se sei un lui o una lei. In questo caso chiedo venia perché non ho guardato, scusami. Però in questo caso arrivi tardi, perché ormai è un mese che ho fatto la tinta, quindi sono un po' scoloriti. Però è bello e brillante perché vado a farlo dal parrucchiere. Non mi fido a farmela da sola perché mi distruggere i capelli. E siccome ai miei capelli ci tengo parecchio, perché infatti li sto facendo anche allungare, preferisco farli dalla parrucchiera, in modo che li tengo un po' più sotto controllo e comunque li curo un po' di più. La tinta mi dura tanto perché ho un capello particolare, nel senso che è molto spesso, mi si sporca molto difficilmente e in più trattiene molto la tinta, quindi è questo il motivo per cui lo vedi bello brillante. Comunque il nome della tinta non saprei dirti, perché fanno loro, quindi non ho idea, scusami. Valerio Madonna mi chiede: Jules, scleri quando giochi a Gears of War, visto che è stato cambiato molto? Cosa hai visto di diverso dai diversi capitoli? Da quanto è che giochi a Gears of War? PS, sei una grande. Grazie, fratello. Sclero parecchio, specialmente le volte in cui non riesci a fare una benedetta partita senza incazzarti per camper, gente che usa le armi più disparate, lanceroni, gente che sembra che gioca a Tekken, perché sempre lì con la mugiata a una certa rompi coglioni, zio. Sclero parecchio, dipende ovviamente dalla giornata, dipende da quanto io sia provata emotivamente in quella determinata giornata, però in linea di massima sì, è stato cambiato molto. Come ho già detto anche nel commentary, è stato reso molto più simile a COD. Adesso io non so se è stata una scelta dovuta al fatto che volevano accaparrarsi fan di Call of Duty, o non so, la differenza... cioè come. Gioco a Gears of War, mi pare di averlo già detto in qualche video, gioco a Gears of War dalla fine del primo, cioè con la fine del primo intendo che già doveva uscire il secondo ovviamente. Antonio Niola o Niola, ragazzi io con sti cazzo di accenti non ce la posso proprio fare, cioè mi dovrei ingoiare un dizionario. Mi chiede: ripeti questa parola in napoletano, we we yammanavolo in tournée, we we yammanavolo in tournée, yeah, yes. 14 Simo Cod mi chiede: sei l'unica tra le tue amiche ad avere la passione per i videogiochi? Io ho pochissime amiche femmine e l'unica che ha una passione per i videogiochi ma non ha intenzione di iniziare a fare video, quindi non iniziare a chiedermi nei commenti ma farà mai video, ve lo dico io, no, è la mia migliore amica, che comunque gioca a COD, anche se non ha l'abbonamento live, quindi ci sfidiamo in 1v1 io e lei, oppure comunque gioca la campagna eccetera eccetera. E lei è l'unica, anche perché è una delle poche amiche femmine che ho, per scelta personale, perché le oche non le sopporto, le puttane tanto meno, quindi evito a prescindere di instaurare rapporti con le ragazze se possibile, perché voglio evitarmi ulteriori problemi, cioè nel senso, ragazzi, già la vita è complicata di suo, perché dovrei andarmela anche a complicare ulteriormente, quindi evitiamo. Insomma, nonno Nanni mi chiede: quanti anni hai? Comunque fai un video con i capelli sciolti? Per il video con i capelli sciolti penso di averti accontentato. Quanti anni ho? L'ho detto nello scorso video, il 22 dicembre di quest'anno faccio 21 anni, sono nata nel 1992, anche se sembro molto più piccola a detta di tutti, quindi... Mr. T-Rex 79 mi chiede: perché hai deciso di farti i capelli rossi? Quale sarebbe il tuo vero colore di capelli? Il mio vero colore di capelli, come ho detto nel video scorso, è castano scuro, e lo puoi vedere anche dalla lieve ricrescita che ho qui, perché io sono una bimba pazza e dovrei rifarmi la tinta, ma
Lasciamo stare, dai, facciamo finta che non l'abbia notato, su. Ho deciso di farmi i capelli rossi semplicemente per una scelta di colore, nel senso che adoro il rosso e da quando sono piccola volevo i capelli rossi, ma ovviamente a 8 anni non ti puoi fare i capelli rosso semaforo, quindi ho dovuto per forza di cosa aspettare che io crescessi un pochino, anche se d'estatura sono rimasta quasi uguale, però come età anagrafica sono cresciuta alla fine. E quindi sì, alla fine mi sono fatta i capelli rossi. Zio Diego mi chiede: visto che sei un'appassionata, farei dei gameplay su Resident Evil? Penso proprio di sì. Se mi prenderai il matto, tra un po' di tempo, potrei addirittura pensare di attaccare la PS1. Però poi avrei il problema che non potrei registrare con del gatto. Vabbè, forse la PS1 non posso attaccarla. Comunque, sì, cercherò di farvi qualche gameplay su Resident Evil appena riesco, anche perché gli ultimi Resident Evil, quindi il 5 e il 6, erano del mio ex ragazzo, quindi gliel'ho dovuto restituire ovviamente. Se riuscirò a mettere mani su dei Resident Evil, lo farò volentieri, visto che comunque è una delle mie saghe preferite, quindi lo farei comunque con molto piacere. Julianus35 mi chiede: a cosa serve secondo te YouTube e a cosa serve realmente? Partendo con il presupposto che non ho capito bene cosa intendi con a cosa serve realmente, nel senso che fondamentalmente tutto quello che è virtuale non è essenziale nella vita, nel senso alla fine si campava anche quando non c'era internet. Parlando dell'era moderna, direi che YouTube è un punto di riferimento per tante cose, basti pensare al fatto che ci sono tutorial su qualsiasi cosa, cioè potresti trovare persino un tutorial su come si incapretta uno Snorlax, quindi alla fine è fonte di informazione, sì, per quanto riguarda i tutorial e tutte queste cose qui, anche le pubblicità e tutto quanto, ma è anche e soprattutto fonte di svago, visto e considerato che ci si carica musica, video divertenti, addirittura film, non lo so, cioè le cose più disparate, quindi alla fine fondamentalmente penso che il suo utilizzo principale sia lo svago, però ecco, ciò non toglie che anche l'informazione alla sua parte, diciamo, in YouTube. Mr. Andy981 mi chiede: secondo te avere molti tatuaggi mette in soggezione le persone, mettendo in secondo piano la tua bellezza ma in risalto i tuoi tatuaggi? Io penso che dipenda da persona a persona. Ci sono persone che non ci fanno molto caso, nel senso che per loro magari è una cosa normale, quindi mi guardano più che altro come ragazza oggettivamente, e ci sono altre persone che magari all'inizio, a primo impatto, vengono attratte dai tatuaggi. Quindi io penso che come tutte le cose sia soggettivo, fondamentalmente. Non ho un'opinione al riguardo, perché io personalmente trovo che i tatuaggi siano una cosa stupenda, quindi, ma soprattutto trovo che il tatuaggio sia al di là della bellezza estetica o meno di una persona, perciò ovviamente io quando guardo un ragazzo o una ragazza che sia, cioè alla fine non vedo il tatuaggio, cioè ovviamente se hai un bel tatuaggio ti dico: zio, figo il tatuaggio, però finisce là, poi fondamentalmente, cioè, si guardano altre cose. Tant'è vero che il mio fidanzato, che sapete è il Mister Anima, lui non ha tatuaggi e non mi sembra che comunque io abbia detto: no, con te non ci voglio stare perché sei negro puzzi e non hai tatuaggi. Scherzo. Comunque no, cioè alla fine a me personalmente non interessa, però per le altre persone penso dipenda da persona a persona. Senta Jones mi chiede: hai un fidanzato? Ho un fidanzato ed è Gozanima, non so se lo conosci. Se non lo conosci, documentati, fratello. Se lo conosci, thumbs up. Comunque, a parte gli scherzi, sì, è Gozanima. E poi vabbè, io ho deciso di risponderti, ma in realtà poi ho visto che nei commenti dello scorso video qualcuno aveva risposto a te o a qualcun altro che mi ha chiesto chi era il mio fidanzato, quindi l'ho voluta includere tanto per magari cercare di evitare che mi sia fatta la stessa domanda in futuro. Però sostanzialmente ti avevano già comunque risposto, quindi yeah! AC Ronaldo 7 mi chiede: quali sono i tuoi youtubers preferiti? Domanda bollente! Scherzi a parte, allora i miei youtubers preferiti sono, forse l'avevo anche già detto, se parliamo in un ambito che è al di fuori dei videogiochi, sicuramente ti direi Wilwush, ti direi Cane Secco e ti direi il grande Claudio Di Biagio, ovvero Non Aprite Questo Tubo. Se parliamo in ambito di videogiochi ti rispondo che adoro il sommo PewDiePie, che poi chi è che non ama PewDiePie? È adorabile quel ragazzo. In Italia invece tasto dolente. Allora, io sono una fan di Omi, di Gabbo, soprattutto di Own, e qualcuno di voi lo sa anche.
Sì, mi vergogno a parlare di queste cose perché alcuni dei miei iscritti seguono un eccetera eccetera e anche alcuni del mio clan li conoscono, quindi sì, mi sento un po' in imbarazzo a parlare di queste cose, ma comunque vabbè, lasciamo perdere. Quindi sì, sono loro. Demix Ventura X mi chiede: bella Jules, sei veramente bravissima, seguo ogni tuo video, con cosa registri? Io, fratello, tu sei proprio swag. Allora, io non so se è una presa per culo o meno. No vabbè dai, scherzo. Comunque io registro con una webcam che nel gergo bakeriano sarebbe webcam scrausa, accoppiato webcam praticamente, perché non so da quanto tempo è che mi segui, però comunque se mi segui da poco ti informo che io la mia webcam la chiamo webcam. Quindi non è niente di speciale, infatti punto a cambiarla presto. It's Black Hole mi chiede: che ne pensi di Dread? Che rapporto hai con lui? Comunque complimenti, sei molto simpatica. Grazie. Che ne penso di Dread? Io l'ho già detto in uno dei miei video precedenti, io ero una fan di Dread e non dico ero perché non lo sono più, dico ero perché ovviamente prima non lo conoscevo di persona e non ce l'avevo nel clan. Ora io rimarrò sempre una fan di Dread perché io ho conosciuto i gods tramite Dread, quindi sarei una stupida a dirvi sì vabbè ma mosti cazzi, chi se ne frega di Dread. No, sono comunque una sua fan. Penso che sia un ragazzo molto simpatico, l'ho conosciuto anche dal vivo e è un taglio, è un ognomo boscaiolo. Che rapporto ho con lui? Beh, difficile a dirsi, nel senso, non lo so, sto cercando di instaurarci un buon rapporto, nel senso che ovviamente sono entrata da poco nei gods e come ho già detto avevo un buon rapporto con la maggior parte di loro, però ovviamente con alcuni, cioè, li conosco, ciao ciao, come va, ok, però finisce lì, mentre magari con alcuni di loro c'è un rapporto un po' più stretto, nel senso che ci sentiamo tutti i giorni, bla 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 e queste cose qua. Con altri magari il rapporto è un po' più distaccato, ma non perché ci sia antipatia o altro, ma semplicemente perché non abbiamo avuto il tempo materiale di poter fare una conoscenza un po' più approfondita. Comunque io spero di stringerci un buon rapporto, ma non perché voglio fare la fighetta in giro, perché per me ragazzi, quando io vedo Dread, per me è Matteo, cioè per me non è Dread, ok? Quindi non è che io vado in giro con Dread e faccio oh, perché io sono in giro con Dread, mi sento paxa, sono fatta chiaos, no. Cioè per me comunque se dovessi instaurare un rapporto con lui, per me sarebbe Matteo, cioè punto. Cioè non è che vado a fare questi ragionamenti da troglodita, perché veramente sono ragionamenti da troglodita. Vedremo. Bene, questa era l'ultima domanda che ho deciso di includere. Io spero che il video vi sia piaciuto. Chiedo di nuovo scusa per non aver messo le altre domande, ma non vi preoccupate perché le avrete sicuramente nel prossimo Oppa Paper Style, quindi non me le sono dimenticate, ce le ho già tutte segnate, quindi non vi preoccupate, non me ne scorderò nessuna. Io vi invito a lasciarmi un bel mi piace e un bel commento. Iscrivetevi al mio canale se volete entrare a far parte della Baker's Family. Che dirvi ragazzi, qui fa un caldo bestia. Io adesso vado a smacchiare i giaguari. Da Jules Baker è tutto. See you guys next time. Bye. Mi piace è un bellissimo. È un abile quel ragazzo, ragazzi. Quando sono poi tua sorella. Perché mi arrivano i messaggi su WhatsApp, porca? Ok. Respiro. Allappo. Maremma scalza. Allora. Ce la posso fare, fuck yeah. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a cover. This is fucking awesome. Walk into the club like, what up, I got a big pack. I'm just pumped, I bought some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty, the people like, damn, that's a cold ass honky. Rolling in hella deep, headed to the mezzanine, dressed in all pink.